Salve a tutti ragazzi, qui è Snoopy Panna ed oggi per Republic of Alternative Gaming tiriamo la terza bandiera dei pirati. Ok. Femore. Femore. E lo posso mollare lì? Ma mi serve a qualcosa? Non ne sono troppo convinto, che mi serve a qualcosa. Magari sì. Magari sì e sono io che mi sbaglio. Però. Partita questa musica. Femore. Con ottime probabilità ci servi. Allora, adesso non ci serve più la leva. Quindi proviamo ad andare su. Scatola dei croccantini, ma questa è vuota. After years on this blasted island, I can finally leave. Shut up. Mamma mia, vanno avanti per un bel po', mi sa, eh? Ok, direi che però ci deve essere qualche problema, nel senso che se non posso usare le scatolette, in qualche modo dovrò usare qualcosa. No, non salirci sopra. Proviamo a spingerla. Dobbiamo andare dall'altra parte. Il tour della caverna continua di là. Ah, ok, posso spingerla. Ottimo. Sono morto perché sono stato schiacciato dalla mia stessa barca. Ah, ok, sta proseguendo. Se tocco la barca muoio. Vabbè. Cambiamo un po' la situazione. Il femore potrebbe servire al cane. Però del mais non ce ne facciamo niente. No, sono un fesso. Non mi ricordavo non ci fosse più la mongolfiera, però. Intanto è partita questa musichetta, come nello scorso episodio. Scatola di mais. No, mollala. Allora, penso che a qualcosa servano tutti quei barilotti di dinamite che ho recuperato nello scorso episodio. Ok. Stava succedendo qualcosa di alquanto paranormale. Gemelli, siete in mezzo alle balle. Proviamo. Io vado avanti a spingere, vediamo che succede. Ma non me lo posso trasportare comodamente, no. Allora devo per forza spingerlo. È una Queen. Amici infinita? Assolutamente no. E come caspita? Femore ci ha ributtato qua addirittura. Oh. Scendiamo da sta scaletta o... Ecco, un piccolo problema nei comandi effettivamente c'è. Ma qui non ce ne facciamo niente. Al momento non serve a un tubo. Ai ai ai. Questa in teoria potrebbe servire in qualche modo. Tipo l'esploratrice ce l'ha rimessa, o meglio, me la sono rimessa lì io. E i barilotti? Più o meno rimessi in ordine. Allora, cerchiamo di capire dove può andare. Oh, ancora, su sta grata. Anche nello scorso episodio era successa una cosa così. Anzi no, che scorso episodio? Non mi ricordo più. Comunque,
Comunque di recente. Ma no, evidentemente questa non è la cosa giusta da fare. Dove caspita potrei doverlo posizionare? Qua sotto probabilmente. Così cade sto liquido. Beh, può avere senso, eh. Effettivamente può avere il suo senso. Via, via, via. Spingi, spingi, spingi. Ok, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. No, è troppo poco, è troppo poco. È troppo poco? Eh sì, è troppo poco. Aspettate. Forse devo creare tipo una reazione a catena. Ne ho tre. Allora, prima spostiamone uno. Forse sì, perché sono convinto che questo debba cadere. Quindi facciamo finta di niente. Uno posizioniamolo qui e poi lo spostiamo. Uno andrebbe posizionato qui sotto, ma lo posizionerò dopo. E uno sicuramente qua sotto queste pietrozze. Allora, pietrozze ci siamo, direi. Anche qui. Vediamo quanta strada si deve fare questo. Da qui a qui. No, mi sa che l'altro va tipo qui in zona delle scale. Oh. Eh sì. È vero che l'altro è arrivato fino a qui. Quindi in teoria potrebbe farcela. Scopriamolo. Andiamo un po' per tentativi, signori. È un puzzle game. Vediamo che succede. Lo tocca e lo sta spingendo un po'. No. Direi fail anche questa volta. Sì, arriva fino a lì, ma forse devo farlo bloccare prima. Eh sì, forse devo metterlo in zona scala probabilmente. Vedete che ritorna al suo posto. Non so se è perché l'ho messo in una posizione particolarmente strana, allora me lo riposiziona. Cioè, avendolo messo un po' in discesa, magari me lo riposiziona da solo. Però intanto, visto che probabilmente dovrò cambiare la tastiera, visto che la mia fa un casino assurdo, consigliatemi un pochettino. Non saprei se prendere una tastiera meccanica o una tastiera, diciamo, tradizionale. Non saprei sinceramente. Secondo voi qual è meglio? Allora, questo portiamolo su un attimo. Perfetto. No, non dovresti, dai. Fammi passare, cavolo. Ok. Allora, posizioniamolo qui, dove c'è la scala. Precisamente dove c'è la scala. E adesso vediamo. Portato oltre la riga, prende fuoco. Lasciamo andare. E no, non funziona. Caspita. Forse devo distanziarmi, non devo fare in modo che si tocchino, giusto? Di solito la decisione più stupida è anche quella più giusta. Se non si devono toccare, ovviamente, è il raggio di esplosione che deve accendere quello successivo. Quindi, supponiamo di metterne uno qua. Ok.
qui? Può essere? Sì. Perché tanto l'altra rotola un bel po', quindi potrebbe anche darsi che funzioni. Qui, così sono abbastanza vicine. Questa la portiamo su. Però solo fino a qua, perché poi devo saltarci oltre. Passiamo la riga e prende fuoco e lasciamo andare. Ok, speriamo, eh. Grande! Che scroscio tremendo, grandioso. Quindi mo gemelli che erano qua, potete scendere e tirare la leva. Leva che alza il muro. E mo abbiamo alzato il muro. Forse sopra è cambiato qualcosa. Vediamo nella conformazione qui. Ah no, qua non salto, che mi fa morire e basta. Vuole un würsten? Anzi, un bratwurst in realtà, quello che ha detto. Ok, qua mi dimentico sempre che non si deve saltare, cioè che non si deve lasciarsi cadere. Qui abbiamo tirato di tutto e di più. Qui non devo buttarmi giù. Qui devo invece scendere, una scatola di mais che poi andrò a recuperare in qualche modo. C'è qualcosa che è cambiato qua sopra? No, si è solo sollevata. Vabbè, i gemelli hanno il femore, questa cos'è? Niente. Facciamogli prendere sta benedetta scatola di mais. Prima o poi a qualcosa serviranno tutte le robe che stiamo recuperando. Pensavo sinceramente che il femore servisse. Scatola di mais. Tour della caverna. Ah, gli squali mi mangiano. Speravo di poterne raggiungere a nuoto, ma evidentemente non funziona. Proseguiamo un po'. Come vedete non vorrei farmi durare troppo gli episodi, perché altrimenti non riesco a portarveli tutti i giorni. Ripeto, la mia connessione è sufficientemente pessima per quanto riguarda l'upload. King takes F7. Whoopee, I'm rescued. Rescued. Shut up. Shut up. Polly vuole un biscotto, capite che Polly vuole un biscotto, che due palle sto Polly. Signori, non ho idea di come proseguire, mamma mia. No, ok, era un evento singolo, quindi non serve a niente. Boh. Se Polly vuole un cracker. E no, la scatola di mais così chiusa non gli... Cavallo mangia di 5, perfetto. È molto strana come cosa. Femore.
sono convinto di aver attivato tutto. Vabbè, signori, direi che per l'episodio di oggi abbiamo registrato abbastanza. Qui da Snow è tutto, votate, commentate, mi raccomando, condividete il video se la serie vi sta piacendo, iscrivetevi al canale di Republic of Alternative Gaming se non l'avete ancora fatto e ci rivediamo alla prossima. Ciao!